Ricci, premiate serietà e competenza, proclamati consiglieri, Valvona, primo eletto, non esclude di scendere in campo per le regionali. Non ha pagato la strada della contestazione a ogni costo, come accaduto a Venafro per Anna Ferreri e la sua campagna elettorale, in cui aveva definito Ricci prigioniero dei poteri forti. A San Giacomo degli Schiavoni, malvivente minaccia l'impiegato dello sportello per farsi consegnare tutti i contanti presenti in cassa. Ex agenti federali statunitensi interverranno a Campobasso presso la scuola allievi carabinieri Eugenio Frate per un seminario formativo. Capracotta celebra Osman Carugno, il maresciallo dei carabinieri salvò 38 profughi di origine ebraica durante la seconda guerra mondiale. Ritrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito anche dai titoli, rapina all'ufficio postale di San Giacomo degli Schiavoni in pieno giorno. Un uomo, proprio questa mattina, è entrato nell'ufficio postale e ha minacciato con un taglierino l'addetto allo sportello, costringendolo a farsi consegnare i contanti che aveva in cassa. Sul caso indagano i carabinieri di Termoli. Comunali di Venafro, il giorno dopo, nella sezione elettorale numero 1, la proclamazione ufficiale dei 16 consiglieri che entreranno a Palazzo Cimorelli. Il sindaco riconfermato Ricci dice premiata la serietà e la competenza, l'attività amministrativa procede nel solco della continuità. Ci dice tutto Domenico Marzocchella. Il presidente della radunanza alle ore 11:35. del giorno 16 maggio 2023 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Venafro l'avvocato Alfredo Ricci. E dunque prima di mezzogiorno di oggi Alfredo Ricci riconfermato anche ufficialmente sindaco di Venafro per i prossimi 5 anni. Il passaggio, come prescritto dal decreto legislativo numero 267 del 2000, sancito dal presidente della sezione numero 1, Domenico Bertoni, a seguito delle verifiche di rito esperite dall'adunanza dei presidenti delle 12 sezioni ubicate sul territorio comunale. L'aula della scuola Giordano, per 2 giorni adibita a sezione, troppo angusta per ospitare il gran numero di sostenitori e simpatizzanti lì convenuti per vedere da vicino sindaco e consiglieri della maggioranza. Un segnale di unità rappresentato dalla presenza di tutti gli esponenti della lista Insieme per Venafro che, con i 3.572 voti ottenuti sui 6.883 validi, ha così nettamente prevalso. E dunque ecco la composizione a 16 della nuova assise civica di Palazzo Cimorelli. Iniziamo dagli 11 consiglieri di maggioranza, in ordine decrescente di preferenze. Per la lista Insieme per Venafro, Ricci sindaco, eletti Marco Valvona, 774 voti, Angela Maria Tommasone, 602, Marina Perna, 550, Oscar Simeone, 459, Antonella Cernera, 443, Dario Ottaviano, 398, Ilari Bucci, 376, Anna Barile, 352, Aurelio Elcino, 336, Fabio Falciglia, 248, Massimo Zullo, 210. 5 i componenti della minoranza, insieme ai 3 candidati sindaco sconfitti, Enzo Bianchi, Luigi Viscione e Anna Ferreri, siederanno tra i banchi dell'opposizione Carmen Mancone, 329 le preferenze per l'esponente di oggi Venafro, e Michele Pontone, 198 i voti per il candidato della lista Vivere Venafro. Segnaliamo che anche la proclamazione degli eletti della minoranza è stata accompagnata da applausi. A caldo, dopo la proclamazione, l'intervista al sindaco riconfermato. Erano giorni che avevamo delle belle sensazioni, anzi per l'intera campagna elettorale ne abbiamo avuta, nel confronto che abbiamo avuto costante con i cittadini, però non le nascondo che queste proporzioni non potevano essere assolutamente pronosticate, perché sono numeri che nella storia delle elezioni di Venafro non ci sono mai stati. Evidentemente i cittadini hanno inteso riporre davvero una importante fiducia nella nostra squadra, in questo candidato sindaco, in questi candidati consigliere, e noi adesso
adesso siamo quindi caricati di un grande onore, ma anche e soprattutto di una grande responsabilità. La gratitudine verso i cittadini è grande, ma è soprattutto la voglia enorme di essere al loro fianco per attraversare questi 5 anni che abbiamo avanti, con la stessa serenità con cui abbiamo vissuto i primi 5, con cui abbiamo vissuto il mese di campagna elettorale. Noi ci avvicineremo e ci appresteremo ad iniziare i nuovi 5 anni di amministrazione. A proposito di squadra, Valvona, Tommasone, Perna, Simeone, Cernera, Ottaviano, questa potrebbe essere la sua squadra di giunta? Ma guardi, io adesso non ho ancora esaminato in dettaglio le preferenze, però noi ci eravamo dati una regola, quella insomma di seguire l'ordine delle preferenze, perché in questo modo sono i cittadini che scelgono in realtà chi devono essere i collaboratori principali, questi sono poi gli assessori del sindaco. Ma la cosa più importante è, al di là del ruolo formale che ognuno avrà, è che ognuno nella squadra di questa amministrazione avrà un compito importante, sarà un tassello di un mosaico più grande, così è stato nei 5 anni precedenti, così sarà nei prossimi 5 anni, e con loro saranno tassello importante di questa esperienza anche coloro che non sono stati eletti in questo momento. A loro, come a tutti i cittadini che ci sono stati accanto, va davvero la mia gratitudine e il senso di appartenenza che hanno espresso, beh, sappiano che non sarà assolutamente tradito. Il dato politico che viene fuori dalle comunali di Venafro è molto indicativo per le prossime elezioni regionali. Infatti risalta in maniera evidente la vittoria del centrodestra, che con Ricci e Bianchi supera di gran lunga il 70%, mentre il centrosinistra, riferito a Viscione e Ferreri, non arriva neanche al 30%. Insomma, segnali di vittoria annunciata della politica di Ricci, mentre è stata condannata dagli elettori la proposta alternativa, soprattutto quella di Anna Ferreri, che appariva chiaramente ispirata dall'ex consigliere regionale Antonio Tedeschi. Una lista che ha costantemente attaccato il sindaco Ricci, definendolo prigioniero dei poteri forti. Alla fine però non sono stati i poteri forti, ma gli elettori venafrani, che hanno bocciato sonoramente una proposta politica che parlava solo in negativo dell'amministrazione uscente. Nessuna promessa, solo fatti. Nel giorno della proclamazione Marco Valvona, il primo eletto a Venafro, parla della nuova consigliatura. E poi la notizia, non escludo la candidatura alle regionali. Quando lo abbiamo incontrato stamane, sul volto aveva ancora i segni di una nottata probabilmente quasi insonne, quella dolce della vittoria. In realtà Marco Valvona, che riconfermandosi primo eletto, ancora una volta ha dato un contributo enorme alla vittoria della lista del collega e amico Ricci, di giornate estenuanti come quella di ieri ne ha vissute tante. In effetti, 774 voti con 58 candidati totali in lizza sono un risultato, a voler usare un eufemismo, significativo. Non li si ottengono facendo campagna elettorale solo in quegli ultimi 30 giorni, ci ha tenuto a rimarcare. Un risultato per cui anche la carica di vice sindaco e assessore pluridelegato potrebbe iniziare ad andare stretta. Ma ascoltiamolo. Siamo con Marco Valvona, primo eletto. Si aspettava questo successo così rotondo, così clamoroso, anche a livello personale? Ma aspettarselo forse era un po' difficile, vista la quantità di candidati in giro, di concorrenti in giro. Ovviamente sono molto felice, lo speravo. È un risultato che ci premia oltre ogni più rosea aspettativa. Evidentemente tutto ciò che è stato fatto nel passato, il messaggio che abbiamo voluto lanciare, è stato capito e premiato dai nostri concittadini. Poi c'è l'aspetto personale. Lei anche nel 2018 è risultato il primo eletto con gli stessi voti in linea di massima, solo che questa volta c'erano 2 liste in più e 26 candidati consiglieri in più. È stato più difficile? Beh, di sicuro è stato più difficile, ovviamente. Mi lascia enormemente soddisfatto. Lo speravo, ho lavorato per questo risultato, non posso far altro che ringraziare tutte le persone che hanno riposto di nuovo in me la fiducia, senza, diciamo, utilizzandola un po' di modestia, perché credo che sia il caso, è andato veramente oltre ogni più rosea aspettativa.
Marco Valvona, lei è un uomo che fa campagna elettorale non un mese ogni 5 anni, ma tutti i giorni. È necessario, per chi vuole essere amministratore, soprattutto amministratore locale, è necessario fare quel lavoro tutti i giorni della propria vita, non ci si può ridurre ad uscire fuori di casa i 30 giorni di campagna elettorale, quindi è un metodo non politico, è un metodo di vita che paga dai suoi frutti e che evidentemente la gente ritiene dover premiare. Che cosa si sente di promettere da amministratore con delle deleghe che saranno come quelle della precedente consigliatura pesantissime ai cittadini che le hanno dato la fiducia, l'hanno data alla lista e a tutti i cittadini di Venafro? Promettere in questo momento nulla, assolutamente, noi dobbiamo realizzare. Oggi credo che in questi nuovi 5 anni che ci aspettano abbiamo il dovere di dare risposte di un certo livello alla città. La città aspetta di fare ulteriori passi in avanti verso quella modernità che le spetta, la modernità verso lo sviluppo che le spetta, quindi più che fare promesse bisognerà fare dei fatti. Un ultimo riferimento al suo successo personale che è stato davvero eclatante, questo le fa fare un pensierino alle regionali? È possibile. Vedremo insieme agli amici della lista, insieme al sindaco, se è il caso di offrire un rappresentante anche alle prossime consultazioni regionali. Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo via del Mare a Termoli. La notizia è riportata sul quotidiano del Molise.it. Per causa in corso d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Termoli, una 38enne è finita fuori strada mentre era alla guida di una Fiat 500. La donna, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso. Ieri pomeriggio invece un altro incidente si è verificato lungo la strada statale 650 a Fondo Valle Trigno, nei pressi di Sessano del Molise. Ad essere coinvolta una utilitaria condotta da una giovane ragazza e un mezzo pesante. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto che ha visto l'auto terminare la propria corsa a bordo strada contro il muro della galleria. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso. E Luigi Valente si riconferma sindaco di Vinchiaturo. Si tratta del terzo mandato. Con la sua lista, Libertà e Partecipazione, ha ottenuto 1.117 voti con il 55,13% delle preferenze. Con Valente abbiamo parlato di apparentamenti per la prossima consultazione elettorale regionale. Lo ha intervistato per noi Francesco Adamo. Luigi Valente vince ancora le elezioni comunali di Vinchiaturo. I cittadini scelgono la continuità e Libertà e Partecipazione raggiunge i 1.117 voti, oltre il 55% delle preferenze, contro gli 899 voti di Giacomo D'Aquila. La nostra intervista al momento della proclamazione. È normale che qualcuno deve anche, come dire, restituire alle proprie radici, al proprio paese, qualcosa che il paese ha dato, insomma. Questa è una vittoria importante, molto importante, perché sancisce il fatto che i cittadini di Vinchiaturo non si lasciano condizionare né dai piccoli potentati locali né da interessi familistici di qualcuno e nemmeno da certi politici regionali. Loro hanno voluto stare vicino all'amministrazione e al sindaco uscente perché hanno apprezzato che abbiamo lavorato bene per la collettività, per il bene comune, quindi è una vittoria importante perché insomma il cittadino ha guardato al futuro e non vuol tornare più indietro. E diciamo questo, che si continuerà a guardare avanti, perché poi fra un mese e mezzo ci sarà un'altra battaglia a livello regionale. Ma infatti ho dovuto un po' congelare diciamo, la mia attività politica sul territorio regionale, almeno quest'ultima settimana, perché mi sono dovuto concentrare qui ovviamente. Già da domani riprendiamo a dialogare per vedere di creare qualcosa di positivo anche per la regione Molise.
A seguito delle proteste studentesche relative al caro affitti, i giovani democratici di Campobasso vogliono esprimere una posizione netta e chiara al fianco degli studenti. L'eccessivo costo degli affitti rende impossibile a molti giovani poter seguire il proprio percorso di studi sia nelle grandi città che in quelle più piccole. I giovani democratici di Campobasso perciò lanciano un monito al governo nazionale affinché si adoperi per la creazione di un piano strutturale per risolvere questa crisi sistemica. I principali centri in cui si è votato in Molise hanno confermato tutti i sindaci uscenti. Venafro ha dato per la seconda volta fiducia ad Alfredo Ricci, a Larino ha vinto di nuovo Puchetti, mentre a Vinchiaturo Luigi Valente guiderà il comune per la terza volta. L'unica novità tra i paesi più grandi è rappresentata da Guglionesi, che ha scelto Antonio Tomei. Ma ora una sequenza appunto delle prime affermazioni post voto fatte da quattro neoeletti sindaci della provincia di Isernia: Ricci di Venafro, Venditti di Sessano, Caranci di Castelpizzuto e Borrelli di Belmonte del Sannio. Sentiamo. Vi abbraccio tutti, però prima di abbracciarvi tutti fisicamente, io voglio ringraziarvi tutti, ma con voi ringrazio tutti i venafrani, perché lo abbiamo detto 5 anni fa e lo confermiamo adesso: questa è la vittoria del popolo di Venafro. Quello che non urla, non sbraita, non dice parolacce, quello che rispetta gli avversari, ma soprattutto rispetta i concittadini, guardandoli negli occhi con serietà, guardandoli con gli occhi all'insegna della verità e senza mai avere qualcosa da nascondere. L'umiltà e la serenità. Secondo l'unità e la serenità hanno contraddistinto i 5 anni che ci lasciamo alle spalle, hanno contraddistinto i 30 giorni di campagna elettorale e contraddistingueranno i prossimi 5 anni di amministrazione. Alle persone e ai cittadini dico, come ho sempre detto, stateci a fianco, soprattutto per aiutarci a non sbagliare, per aiutarci a fare meglio. Voglio ringraziare tutti i candidati della lista Insieme per Venafro, voglio ringraziare, consentitemelo, l'amministrazione uscente, i consiglieri comunali uscenti, voglio ringraziare lo staff prezioso ed essenziale. E voglio pensare... Bravo! Le persone... che non ho mai nominato, ma ci hanno accompagnato in questo mese: Anna Maria Giuseppe De Liggio. A loro è dedicata questa vittoria. Grazie, grazie. Giovani. Approfitto di ringraziare tutti i cittadini che hanno creduto in me e nella mia squadra. L'unico qua in questa battaglia non ci sono né vinti né vincitori. Io ho chiesto addirittura di fare una lista unitaria, vista anche il risultato dei paesi limitrofi, perché credo nell'unione e in queste piccole realtà se non si unisce non si riesce ad andare avanti. Purtroppo le criticità dei piccoli comuni sono lo spopolamento. Io quando sono arrivato ho trovato dei conti, la criticità dei conti, sono riuscito a rimanere, diciamo, e portare avanti dei programmi che chiaramente, però senza finanziamento, senza poter accedere a mutui, è stato molto difficile. L'unica cosa che cerco per il mio futuro e per il mio paese è quello di rinnovare il piano della zona industriale, che è stato rinnovato, fare il regolamento e finalmente poter assegnare, perché era scaduto nel 2013, siamo riusciti a rinnovarlo a causa del Covid nel 2022, e di assegnare dei lotti a delle aziende locali, delle realtà veramente diciamo buone,
per la nostra piccola realtà è di assegnare dei lotti per fargli fare l'ampliamento. E quindi noi punteremo solo ed esclusivamente nel rilancio della nostra azienda industriale che è stata abbandonata da lontano nel 2013. È stata una grande emozione, i risultati del resto parlano chiaro, c'è stata una decisa scelta di campo da parte dei cittadini, siamo un gruppo molto coeso e quindi collaboreremo tutti insieme. Naturalmente auspichiamo che anche dall'opposizione ci sia un atteggiamento costruttivo, perché in comunità così piccole è essenziale la coesione. Credo con questo risultato di essere il sindaco più anziano della provincia di Isernia. Incomincio, se Dio vuole, la sesta legislatura. Quindi non è che le priorità a Belmonte sono tante. E sono talmente tante che io non ero più interessato a ricandidarmi. Anche perché dopo 25 anni di sindaco uno la dovrebbe pure smettere. Praticamente sono stato proprio tirato dagli amici e quant'altro, da tutto il paese, dice vediamo di ricominciare, vediamo di riorganizzare il comune. E quindi prima di tutto alcuni problemi sono interni, il comune è sguarnito di personale, ho poco, pochissimo personale. Domani mattina sto qui io, la dottoressa che fa la ragioneria e due dipendenti esterni. Il resto zero e porto zero. È stato pubblicato sul sito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto che assegna circa 7 milioni di euro alla Regione Molise per garantire per tutto il 2023 il finanziamento della cassa integrazione per i lavoratori delle aziende all'interno dell'area complessa. Un risultato importante, afferma la consigliera regionale Micaela Fanelli, perché parliamo di decine di famiglie che almeno per il 2023 potranno continuare a contare sulla cassa integrazione, sempre che la Regione acceleri gli atti formali per l'accesso agli ammortizzatori sociali. Reti di imprese e territorio nell'ambito di progetti di cooperazione transnazionale. E questo è il titolo dell'incontro con Tavola Rotonda, in programma nella sede di Termoli dell'Università degli Studi del Molise, domani alle ore 9.30. L'evento, curato dall'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, è dedicato ai progetti europei su cui l'AST è al lavoro da diversi anni e alla costituzione di una rete di imprese sul territorio. Serrata la contestazione elettorale, la competizione scusate, elettorale a Doratino. La lista vincente, Oratino nel cuore, acquisisce il 36,96% delle preferenze con 397 voti complessivi. Antonio Cosenza con la lista Per cambiare il 33,80%. Il sindaco uscente, Roberto De Socio, è risultato il più votato, contribuendo al successo della lista di Loredana Latessa. Sentiamo. La nuova sindaca di Oratino, la prima in assoluto. Sì, la prima in assoluto. Sono la prima donna in questo paese che si è moderno, culturalmente elevato, però sono la prima donna che si candida a sindaco. E l'espressione sorridente è un buon viatico per un impegno importante. Sì, è un impegno importante, è una grande responsabilità quella che mi hanno dato i miei cittadini oggi. È veramente è un regalo, ma non è, credo che sia anche il risultato del lavoro di questi 5 anni. Io sono stata già, vengo da un'esperienza in maggioranza e amo il mio paese, quindi in questi 5 anni ho cercato di fare il meglio per il mio paese, naturalmente ho commesso anche degli errori, però i miei concittadini mi hanno capita. Perciò parliamo di continuità. In parte di continuità per le cose che abbiamo messo in cantiere, però questo è un progetto nuovo perché noi siamo partiti come gruppo di donne, io in realtà ho fatto fatica a farmi ascoltare come donna in questi anni perché la mia maggioranza era tutta al maschile. Quando si doveva creare il percorso nuovo abbiamo provato, siccome questo è un paese che vive un po' di conflittualità politica, abbiamo provato a fare un passaggio per unificare
due parti e creare una lista unitaria. Quando questo ci siamo resi conto che questo non era possibile, abbiamo deciso di scendere in campo, di metterci in prima linea e in poco più di 10 giorni abbiamo costruito una lista, scritto un programma che rimarrà comunque un programma aperto al contributo di tutti, ed è una lista che aveva dentro 8 donne e 3 uomini, quindi abbiamo applicato la parità di genere al contrario, con le quote azzurre invece non siamo volute essere la quota rosa di nessuno, abbiamo voluto diventare protagoniste di questo percorso che ci auguriamo insomma sia una bella esperienza. Una pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, alle piccole e medie imprese, ai liberi professionisti deve essere pronta, afferma il presidente di Confprofessioni Molise Riccardo Ricciardi, alla rivoluzione che l'intelligenza artificiale provocherà in tutti i settori pubblici e privati. A giugno si tornerà al voto per le regionali e la questione digitalizzazione dovrebbe rappresentare già una delle priorità dei candidati. Ecco quindi che il Molise, nonostante le tante criticità che vive, conclude Ricciardi, dovrebbe puntare fortemente appunto sulla digitalizzazione. Servizio idrico: dal 1 luglio 2022 la gestione di 66 comuni molisani è passata a GRIM. Ieri c'è stato l'esordio ufficiale con le utenze di Campobasso e Isernia. Nella forma, spiega il presidente del nuovo ente Massimo Saluppo, cambia davvero poco per i cittadini. In sostanza avremo invece più trasparenza, più investimenti, lotta a sprechi e disservizi in un'ottica di dialogo aperto e continuo con la popolazione. Lavoriamo insieme, conclude il presidente Saluppo, per un obiettivo comune: difendere la nostra acqua, il nostro territorio e appunto il nostro futuro. Esempio di altruismo e solidarietà. Capracotta celebra il maresciallo dei carabinieri Osman Carugno, che durante la Shoah contribuì a mettere in salvo 38 profughi di origine ebraica. Il servizio di Carla Marino. Dimenticare se stessi per promuovere l'altro. Con queste parole Don Elio Venditti ha ricordato la figura di Osman Carugno, maresciallo dei carabinieri originario di Capracotta in servizio in Romagna, che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò 38 persone di origine ebraica e provenienza slava che avevano lasciato il campo di Asolo in provincia di Treviso. Gesto per cui ha ottenuto, unico caso in Molise, il titolo di giusto tra le nazioni da parte dello Yad Vashem, l'ente nazionale israeliano che tramanda la memoria della Shoah. Oggi il suo paese natale, un anno dopo avergli intitolato una piazza e un giardino all'interno della villa comunale, ha voluto celebrarlo con una cerimonia che si è svolta presso la Chiesa Madre. Un gigante di altruismo e solidarietà, ha affermato il sindaco Candido Paglione. È importante parlare di queste, delle cose che sono accadute, non solo per non dimenticarle, ma per fare in modo che non accadano più. E poi c'è un messaggio importante da lanciare alle nuove generazioni, perché tanti ragazzi, soprattutto i giovani, non conoscono quello che è accaduto. E quindi io credo che iniziative come quella di oggi servano poi alla fine a fare gli anticorpi rispetto a queste patologie che purtroppo ancora esistono e che sono la xenofobia, che conosciamo molto bene, ma soprattutto nella xenofobia e il razzismo, ma soprattutto i totalitarismi. Per il prefetto Franca Tancredi, che ha promosso l'evento insieme all'amministrazione comunale, ogni giorno e non solo il 27 gennaio deve essere il giorno della memoria. Ci sono delle situazioni in cui scatta una sorta di orgoglio per la vita ed è il rispetto dell'altro. Oggi noi non solo ricordiamo Osman Carugno, i fratelli Fiadino, e andiamo a collocarli in un periodo storico particolarmente complesso, la Seconda Guerra Mondiale, l'occupazione nazista, ma noi andiamo a ricordare quei valori perché oggi, memori del passato, dobbiamo essere in grado di valutare il nostro passato, di trarre gli insegnamenti necessari, soprattutto per noi delle istituzioni. Il maresciallo Carugno, ha sottolineato il comandante dei carabinieri di Isernia, Vincenzo Maresca, era stato chiamato a scegliere tra quello che è giusto e quello che si deve fare. Incarna perfettamente i valori dell'arma, perché
il titolo di giusto tra le nazioni ci fa dire che ha fatto, scusate il gioco di parole, la cosa giusta in quel momento. E quindi al di là di quelle che erano le leggi, le regole, lui ha ritenuto di fare questo ed ha assolto un compito istituzionale, se possiamo dire, forse il più alto possibile, quello di salvare vite umane a costo della sua stessa vita. E mi piace ricordare, lo dirò anche oggi, che poi alla fine la soddisfazione interiore è talmente tanta che non ha preteso e non ha pubblicizzato nemmeno il suo gesto, tant'è che è stato riconosciuto molto dopo. Presente alle celebrazioni anche una rappresentanza degli alunni delle scuole della provincia Pentra, perché, come rimarcato dal direttore tecnico dell'ufficio scolastico regionale Giuseppe Posillico, in questo momento storico occorre ribadire i valori della democrazia, della solidarietà e della legalità. Vecchiano appieno quelli che sono i principi della nostra carta costituzionale, per cui i nostri alunni sin dal primo momento, prendendo esempio da quelli che sono stati i valori storici, insomma, insegnati nel tempo, possano far sì che questi principi, insomma, in qualche modo rappresentino valori fondamentali sin da subito, insomma. Venerdì 19 maggio presso la scuola allievi carabinieri Eugenio Frate di Campobasso, l'associazione Condivisa Sicurezza e Giustizia organizzerà un seminario formativo tenuto dai relatori considerati eccellenze a livello internazionale. Ospiti illustri, ex agenti FBI e della Polizia di Washington, che tratteranno la materia valutazione della scena del crimine, autopsia psicologica e indagini in materia di omicidio. Bene, questa era l'ultima notizia, ora invece diamo uno sguardo alle nostre previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Casa di Cura Villa dei Platani Malzoni di Avellino. Previsioni per oggi martedì 16 maggio. Per la giornata odierna tempo perturbato su tutta la regione, con precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco, specie sulle aree occidentali della regione. Venti dei quadranti settentrionali, mare molto mosso. Temperature Campobasso minima 10 massima 13, Isernia minima 12 massima 14, Termoli minima 15 massima 17, Venafro minima 13 massima 15. Previsioni per domani mercoledì 17 maggio. Continua l'afflusso di aria umida sulla nostra regione, con piogge sparse. Miglioramento delle condizioni atmosferiche lungo la costa, con schiarite nel corso della giornata. Venti dei quadranti settentrionali, mare mosso. Temperature Campobasso minima 11 massima 14, Isernia minima 13 massima 15, Termoli minima 15 massima 18, Venafro minima 14 massima 16. Bene, questa edizione termina qui, grazie per l'attenzione e arrivederci.